get a good feeling. Yeah. Fuma nel finale il successo del Via Grande C5 nella gara inaugurale del campionato contro lo Cycling Sporting Club. Con noi per l'analisi di questa gara c'è il coach del Via Grande C5, Iosolito D'Agostino. Sicuramente non soddisfatto, mister. Diciamo che per lunghi tratti abbiamo fatto il nostro gioco, però improvvisamente la squadra a livello mentale ha mollato e ha concesso un po' troppo agli avversari. Quando hanno fatto il portiere di movimento e non sappiamo neanche noi come quasi stiamo perdendo anche la partita. Non ha funzionato l'organizzazione difensiva, possiamo dire, coach? Devo dire che loro l'hanno fatto discretamente, però noi dobbiamo essere bravi a saper difendere su determinate situazioni. Vuole dire che ci lavoreremo tanto in settimana e cercheremo di risolvere questo problema. Il 5-0 dopo 14 minuti ha probabilmente spento la luce a questa squadra, sono mancati gli scambi, è mancata anche la rapidità. No, diciamo che quando loro hanno iniziato a fare il quinto uomo, noi abbiamo per forza di cose smesso di poter giocare. Questa gara di debutto cosa le lascia a coach, soprattutto per i correttivi in funzione delle prossime gare? Cosa ci lascia? Ci lascia che abbiamo buttato
una partita già vinta, perché stavamo 5-0 il primo tempo e poi il secondo tempo siamo arrivati a 7-3, quindi non è finita la partita sicuramente, però un margine di vantaggio così ampio si deve tenere, quindi dobbiamo sicuramente correggere qualcosa. Cosa dirà martedì, anzi lunedì, alla ripresa degli allenamenti alla squadra? La squadra, ripeto, se fino a quando si è fatto il nostro gioco, la squadra ha risposto bene, abbiamo fatto tanti gol su schemi di palle inattive e stavamo interpretando la partita per come la prepariamo noi di solito. Dobbiamo risolvere questo problema che è questa difesa con il portiere di movimento, e cercheremo di risolvere anche quest'altra situazione, vediamo come. Grazie, coach, io sono Rito D'Agostino. Arrivederci, buonanotte.